Allora, ambiente, territorio, persone, naturalmente con uno specifico riferimento alla nostra regione, alle Marche. Non è proprio la mia regione, nel senso io frequento questa regione da una decina d'anni, sono fiorentino, penso che si senta, ma in qualche modo mi considero un cittadino di Macerata, anche se non risiedo qui, e delle Marche più in generale. Allora, ambiente, siamo abituati a considerarlo nei termini generali, non generici, di ambiente naturale, tant'è vero che possiamo sostituire un sinonimo di risorse naturali e intendiamo tutto quello che è vivo e morto, cioè è fatto sia di piante, di animali, ma anche di rocce. Quello che si chiama la biosfera è contemporaneamente vivo e morto, ma senza uomo. E questo ha una sua dignità di studio. Una sua dignità di studio autonoma con un sacco di professionalità che ci stanno sopra, anche dure, scienze dure che si occupano dall'ingegneria alla geologia, cioè scienze che approcciano il problema quantitativamente, scientificamente con un metodo scientifico specifico che è quello della misura dei fatti in termini quantitativi, per cercare di trovare delle spiegazioni al funzionamento della natura, insomma. Nelle mie materie ci si occupa di questa cosa, ma come dato di fatto, nel senso si prendono da altre professioni, appunto dai biologi o dagli ingegneri o dai geologi, la descrizione dell'ambiente in termini di risorsa naturale. Io sono un economista applicato, vengo dall'economia agraria, ora mi occupo di economia del paesaggio e di promozione del paesaggio in termini di marketing, non del paesaggio né dell'ambiente, ma del territorio. Quindi abbiamo detto ambiente in questi termini per ora evidentemente molto generali, non generici, perché dietro le mie parole ci sono anche delle cose specifiche, delle professioni, appunto, come dicevo, che misurano il mondo in tanti termini. Poi bisogna però, per approcciarsi alle scienze sociali o all'economia, un approccio economico che è quello che si può privilegiare, ma anche un approccio sociale e geografico all'ambiente, dobbiamo cominciare a parlare di territorio. E territorio, come ricordano alcuni dotti, non deriva da terra, la parola territorio, ma deriva da terrore, dal latino terrere. Ma vediamolo in senso buono, no? Nel senso di un potere che detta le regole, detta un ordine a un pezzo di terra. Quindi con territorio si comincia a introdurre l'idea di dare delle delimitazioni che non sono soltanto quelle naturali, la montagna o il fiume, il mare che ci separa da altre zone, da altre parti, da altri sistemi geografici, ma un potere politico che può essere poi amministrativo, può essere più o meno buono, cioè può essere un terrore autocratico oppure una democrazia. E noi viviamo in una situazione di democrazia, cioè quello che è l'assetto territoriale, come ci piacerebbe che il territorio venisse usato, è in mano al popolo, il potere sovrano è dal popolo. Nel senso, il terrore non diventa più il terrore, come era qui, della famiglia di Federico da Montefeltro qui, che governava queste terre e le governava più o meno bene, ma insomma con una sua idea di potere che controlla gli assetti territoriali, ma siamo noi, il nostro sistema è democratico e complica le cose, la democrazia complica la gestione territoriale. Per cui potremmo studiare, studiamo anche nelle materie di economia del paesaggio,
marketing del territorio che si fa nella laurea di turismo, ma nella specialistica, come lo Stato possa intervenire a regolare, i fatti ambientali che sono in effetti diventati territoriali. Da qui l'idea di abbinare a questa, ambiente e territorio, visto che c'è un terrore fatto dal potere politico, terrore mi raccomando, è sempre tra virgolette, nel senso di un potere che ha diritto di governare, che impone delle leggi, e la parola persone. La parola persone a me interessa molto perché ci ricorda che ci può essere un approccio sociologico, ci può essere un approccio geografico che considera la presenza delle società che come si distribuiscono nel territorio, e ci può essere un approccio dell'economia che si applica allo studio di come gli uomini si rapportano con l'ambiente in termini di economia, cioè l'economia vuol dire il governo delle risorse quando sono scarse per utilizzarle nel modo migliore possibile, e qui l'economia storicamente ha battuto la testa, cioè è arrivata dopo gli altri a trattare di ambiente, ha dovuto in qualche modo adattare gli strumenti. L'economia ha come strumento principale unico, per semplificare, il mercato che semplifica l'incontro tra produttori e consumatori, cioè agli economisti interessa l'azione di produzione e di consumo a livello micro. Non andiamo a discutere per ora di approccio macro dell'economia perché complicheremmo le cose, ma insomma ci interessa come si produce e come si consuma. Allora, l'ambiente e il territorio è facile individuare. Chi lo consuma? Per esempio, ai nostri studenti di turismo insegniamo che i turisti sono dei consumatori, gente che usa il territorio, il paesaggio per trarne un beneficio, e questo è il consumatore. Ma questo territorio che poi diventa paesaggio, cioè cosa che si vede, che assume certe forme, chi lo produce? Ecco, l'economia si arrampica sugli specchi. Colleghi economisti mi scuseranno dell'espressione arrampicarsi sugli specchi, nel senso si trova in difficoltà perché lo strumento principale del mercato prevede lo scambio delle merci attraverso un segnale fondamentale che sono i prezzi. Se io so quanto una cosa, che prezzo, il livello del prezzo di un oggetto, decido se compro, se faccio parte di quelli che comprano, se faccio parte dell'altra categoria per cui il prezzo è proibitivo e non compro. Ma il paesaggio non si compra, magari si hanno altre spese per usufruire del paesaggio. Un turista è attratto dalle Marche, dicono i marchigiani, dal bel paesaggio. Dicono i marchigiani del paesaggio perché secondo me i marchigiani si fanno un po' un mantra di questa cosa, con il rischio di dimenticarsi che il paesaggio è bello, ma va anche mantenuto e conservato. È inutile dire io ho un bel paesaggio e poi a livello di comportamento privato, anche pubblico, mi dimentico di questa cosa e ne faccio magari uno sciupio, uno spreco. Allora, l'altra cosa interessante per approcciare appunto la materia dell'ambiente, del territorio, è appunto lo studio del comportamento delle persone, che si fa o con l'economia o con altri mestieri. E appunto c'è questo modo di considerare. Allora, un'altra cosa, potremmo ridefinire il territorio in un sistema molto più ampio, cioè prevedendo la presenza del potere, ma un potere che noi abbiamo costruito democraticamente. Quindi, per esempio, l'ente regione è rappresentante del potere del popolo e quindi è democraticamente eletto. Poi ci sono le istituzioni che sono fatte dalle persone che ci stanno dentro, ma anche delle persone che hanno eletto chi ci sta dentro, e quindi c'è un ordinamento giuridico-amministrativo che anche in Italia prevede come si debbano usare le risorse, come debba essere gestito il territorio, qual è in fondo il rapporto tra persone, risorsa naturale, ambiente e paesaggio. Allora, l'Italia è all'avanguardia sulla carta da molto tempo, perché già nel 1920 il senatore Croce, Benedetto Croce,
preparava la strada a quello che è l'articolo 9 della Costituzione con una proposta di legge in cui diceva lo Stato si deve occupare del bene pubblico, il bene pubblico del bel paesaggio in poche parole, e il pensiero di Benedetto Croce è entrato nell'articolo 9 della Costituzione dove dice lo Stato si preoccupa a cuore, difende, protegge la ricerca scientifica e il paesaggio. Non è un caso che l'articolo 9 sia fatto di un riga e mezzo, io non lo so citare a memoria, ma insomma prevede la tutela del paesaggio e della ricerca scientifica, punto, dice due o tre parole. L'Italia è stata quindi all'avanguardia nell'idea che esiste un bene comune che deriva dall'ambiente, che diventa territorio e che poi va visto come paesaggio, cioè vale non solo il punto di vista di chi governa, ma anche il punto di vista di chi guarda. Ecco perché paesaggio, nella definizione di paesaggio più semplice, quella di primo acchito, è la porzione di territorio che si abbraccia con lo sguardo. Basta aprire un vocabolario e banalmente si trova questa definizione. Questa essere all'avanguardia da parte dell'Italia forse è stato un dramma, perché una volta che abbiamo costituzionalizzato la salvaguardia e la protezione del territorio, poi ci affacciamo e vediamo un fenomeno molto banale che ha un nome altrettanto banale, abusivismo. Cioè, quello che dicevo prima, una volta abbiamo detto il paesaggio è bello, avremmo necessità di avere una consapevolezza che è bello e che abbiamo una responsabilità anche individuale dei comportamenti, cioè il bel paesaggio l'hanno prodotto i nostri genitori con grande fatica perché facevano i contadini e i boscaioli. E ora? Se io porto turbe di turisti, magari venissero più turisti, consumo cose che si chiamano ambiente, territorio e anche paesaggio. E i turisti quando vengono qui magari pagano per stare in un albergo, pagano per mangiarsi il ciauscolo e i vinci sgrassi, ma non pagano un prezzo esplicito per godere del bel paesaggio. Ecco, e manca un modo per trasferire la risorsa che viene dall'uso libero che se ne fa della risorsa naturale a chi deve poi produrre e mantenere il paesaggio. Per esempio, potremmo aprire tutta una grande discussione se gli agricoltori abbiano diritto a ricevere un pagamento, e difatti la politica agricola, l'agricoltura ricordo, il settore da cui vengo, è sempre stata improntata a questa idea che i contadini, gli agricoltori meglio, debbano essere in qualche modo rimborsati dalla società perché forniscono un servizio che è un bene pubblico, che è appunto la manutenzione del territorio, e fanno un servizio anche al turismo, non solamente tramite l'agriturismo, no? Come spesso dice, io faccio il turismo dentro l'agricoltura. Bene, però se i turisti vengono qua, vengono anche perché vogliono girare posti ameni, vogliono girare per le valli e per le montagne delle Marche, oltre che andare a fare un turismo propriamente detto, quello di massa che si può fare sulla costa marchigiana. Ecco, le Marche, una punta negativa, soffrono secondo me di una consapevolezza su questi fatti. Secondo me ci vorrebbe una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni, da parte a tutti i livelli, sia regionale che provinciale, perché spesso c'è una mancata coesione, una mancata coordinamento. Non posso entrare qui in particolari, ma per esempio nella stesura del piano paesistico ambientale regionale è previsto, la rivoluzione c'è stata nel 2000, con l'adozione a livello europeo della Convenzione europea del paesaggio, poi nel 2004 con l'adozione del codice urbano, lì c'è stata una rivoluzione, tra virgolette, nel senso che doveva essere considerato il punto di vista delle popolazioni locali, nel dire questo paesaggio mi va bene così, questo paesaggio mi va bene così. Non è sempre colpa dell'istituzione che non è in grado di coinvolgere democraticamente le persone, delle volte dal basso manca questa consapevolezza del diritto-dovere di partecipazione alle scelte pubbliche.
Pianificazione non è solo un atto che viene dal centro, dovrebbe essere un atto compartecipato, con una partecipazione delle comunità che la Convenzione Europea del Paesaggio chiama esplicitamente a dire la loro. Grazie.